Il Campania Tour del Movimento 5 Stelle ha fatto tappa ad Ariano Irpino in piazza Plebiscito. I parlamentari intervenuti sono stati Roberto Fico, Luigi Di Maio, Carlo Sibilia, Vega Colonnese, Andrea Cioffi, Vilma Moronese, Silvia Giordano, Angelo Tofalo, Sergio Puglia, Luigi Gallo, Salvatore Micillo, Paola Nugnes, Girolamo Pisano. Insieme a loro anche i candidati alle europee. I numeri del Campania Tour: 13 parlamentari, 40 tappe in tutta la regione, 6 weekend dall'11 aprile al 23 maggio 2014 di eventi e agorà per confrontarsi con i cittadini e per costruire insieme un'altra Europa. La tappa del Campania Tour è stata fortemente voluta dagli attivisti del Movimento 5 Stelle appartenenti al Meetup Amici di Beppe Grillo di Ariano Irpino. Secondo le intenzioni del Meetup Amici di Beppe Grillo, tutti i cittadini arianesi in questo modo hanno avuto la possibilità di poter partecipare e toccare con mano la vera democrazia. Si è discusso della mancata presentazione di una lista per le amministrative 2014 ad Ariano Irpino e dei prossimi progetti per la competizione elettorale europea. È successo che ci sono stati dei problemi burocratici, ma succede, e comunque il Movimento 5 Stelle esiste al di là delle elezioni. Di noi non si libereranno mai, al di là che presentiamo liste, che vinciamo le elezioni o le perdiamo, è sempre un'esperienza di partecipazione che va al di là anche delle liste. Per le europee qui c'è tutto da fare. Abbiamo una regione che spende 41 milioni di euro di consulenze per non accedere neanche ad un terzo dei fondi europei che ci spettano. Spero che questa volta avremo un po' di orgoglio nel portare in Parlamento europeo dei rappresentanti degni di questa terra. Ci sono stati degli episodi anche burocratici. Noi abbiamo presentato 670 liste questa volta, il maggior numero di liste della nostra storia. Può succedere che ci siano degli errori di certificazione a Milano, ma noi la viviamo serenamente. In Sardegna non ci siamo presentati, ma non cade il mondo, perché la nostra è un'esperienza che va al di là della presenza nelle istituzioni. Ci sono gruppi locali che fanno molto di più da fuori i consigli comunali che dentro. Oggi un consigliere comunale da solo all'interno di un consiglio comunale che non ha una rete di cittadini fuori non vale niente. Ci sono state, adesso le accerteremo, abbiamo dovuto vedere e verificare 670 fascicoli. Probabilmente dobbiamo anche ottimizzare questo sistema, perché noi non ci aspettavamo tutte queste liste. Cresciamo a dismisura, l'anno scorso erano 200, quest'anno 670, c'è cioè una crescita esponenziale che ci fa piacere, ma dobbiamo attrezzarci. Qual è il messaggio che passa ad Ariano? Ad Ariano passa il messaggio che c'è in tutta Italia: noi dobbiamo mandare a casa una classe politica che ha devastato questo paese, anche da queste terre. L'agricoltura è stata penalizzata da trattati europei che hanno fatto entrare nel nostro sistema di vendita e commerciale prodotti molto più scadenti dei nostri, che vengono da paesi fuori dall'Unione Europea. Si parla del Marocco, ma si parla anche degli accordi fatti con i cinesi, del fatto che la Romania è entrata nell'Unione non avendo i conti a posto, e questo sta creando dei problemi sia ai nostri agricoltori che ai nostri allevatori. Il messaggio è sempre lo stesso: dobbiamo smetterla di affidarci a persone che questa Europa l'hanno creata. Tutti ci stanno dicendo, PD, PDL, Forza Italia, ci stanno dicendo tutti che vogliono cambiare l'Europa, ma loro l'hanno creata questa Europa. Gli unici che lì dentro non ci sono ancora stati siamo noi, e andiamo lì una volta tanto per cambiare l'Italia, per migliorare l'Italia, anche mettendo in discussione i trattati commerciali con paesi come il Marocco, come la Cina, quello che è il mercato rumeno, perché il mercato della Romania in questo momento ha creato delle iniquità tra le nostre aziende e le loro. Primo, secondo, terzo partito? Ma io spero primo, e primo significa battere il PD, battere Forza Italia, che sono dei mastodonti, hanno ancora tutti i rimborsi elettorali, prendono ancora tutti gli stipendi parlamentari, i consiglieri regionali. Noi ci battiamo, io questo mese devo fare un bonifico al fondo per le piccole e medie imprese di 26.000 euro, è praticamente la metà di quello che ho sul conto corrente, tra tutto quello che ho preso tra gennaio, febbraio e marzo. Loro hanno ancora tutti i soldi, hanno i sindaci, hanno i consiglieri regionali con rimborsi milionari, hanno i rimborsi elettorali regionali e nazionali, e noi ci stiamo battendo per essere i primi. Io non so se è chiaro, è una lotta impari che stiamo vincendo. In caso di successo invece che cosa chiedete al Napolitano?
Ma l'abbiamo già detto, bisognerà prendere atto del risultato alle europee del Movimento 5 Stelle e soprattutto portare avanti una nuova politica italiana, che significa passare per le elezioni e cominciare a rimettere in discussione questo governo. Un'ultima domanda, sembra che il decreto IRPEF ci siano dubbi di costituzionalità, leggevo questa mattina, quindi gli 80 euro sono a rischio? Il decreto IRPEF è un manifesto elettorale con dubbie coperture, adesso vedremo se abbiamo avuto ragione noi o loro. Grazie mille. Che cos'è? Qual è questo modo di trattare il popolo italiano? Io non voglio più essere trattato così e vi chiedo a voi, persone sagge del paese, di non essere più trattati così. Vi hanno ucciso, vi hanno preso i soldi sulla vostra pensione. De Mita che abita qui vicino, è in Europa adesso e per 5 anni ancora l'avete mantenuto con i soldi del vostro lavoro, della vostra fatica, delle vostre tasse e non ha fatto un solo atto parlamentare in Europa. E a 85 anni si candida di nuovo a sindaco di Musco. Basta, mandateli a casa, è un incubo.